Cristo santo, Tommy. Hai appena confessato una sparatoria in chiesa. E questo a confronto non è ancora niente. Sai che potrei arrestarti subito, sbatterti in cella e buttare via la chiave? Forse, se sei convinto di riuscire ad accusarmi. Ma così non arriverai mai a Morello. Eccomi, vi chiedo scusa, ho appena iniziato il turno. Cosa vi porto? Caffè. Molto. Due speciali, caffè, per cortesia. E dell'altro caffè. Anzi, scusa, portaci... Molto portaci tutta caffè. La caraffa. Appunto, tutta la caraffa. Ok, ormai ci siamo dentro. Quali sono state le conseguenze dopo la chiesa? Per quanto sembri strano, non è successo niente. Ho sempre pensato che Salieri avesse corrotto qualcuno perché non era nemmeno sui giornali. Abbiamo tenuto un basso profilo per 7-8 mesi. I poliziotti venivano spesso al bar per ricordarci di stare attenti. E Frank aveva saputo che Morello aiutava Ghillotti per la rielezione sperando fosse contro il Don. Abbiamo recuperato dei libri contabili dagli uffici di Morello. Per lui il 33 è stato un anno ottimo. Lui sapeva che eravamo in difficoltà. Mentre noi ce ne stavamo buoni, ha iniziato a danneggiare i nostri traffici. Con discrezione, prima dei camion spariti. Un pezzo grosso ha bevuto troppo ed è volato giù da un ponte. Uno dei nostri migliori clienti ha chiuso bottega all'improvviso. E non vi siete accorti di nulla? Non io. Forse Poli aveva intuito. Ma nonostante le pressioni dei poliziotti e i traffici di Morello, continuavamo a guadagnare bene. E con il Don occupato a calmare le acque, non c'era molto da fare, a parte bere e spassarcela. Tutte le volte che andavo al bar di Salieri, incontravo Sara. È stato un bell'anno quello, finché Frank... Coletti, il consigliere del Don? Sì, esatto. Mi ha aperto gli occhi. Li ha aperti a tutti noi. Quasi tutta la città sta parlando di voi, ragazzi. Sì, l'altra sera c'è stata una piccola rissa, niente di che. Non mi preoccupa la rissa al bar. Mi preoccupo perché quando entri in un locale, offri un giro a tutti. Dobbiamo pur spenderli i soldi, no? Allora spendili alle corse la domenica. Porta una ragazza al cinema, oppure investili per la miseria. Vuoi che diventi uno di Wall Street, per caso? Non scherzare, Tommy. Sto cercando di darti delle basi prima che il terreno crolli sotto di te. Hai mai avuto un cane? Ah, sì. Un bastardino da piccolo. Avevo 8 o 9 anni prima di lasciare la Sicilia. E avevo una bellissima cerneca dell'Etna. Tipo un piccolo levriero. Il cane più veloce che esistesse. Così ho incontrato il Don. Abbiamo iniziato a organizzare delle corse, puntando su di lei spiccioli cartucce di fucile. Non c'era altro cane che riuscisse a starle dietro. Non perdeva una gara. Ma alla fine un giorno è successo. Ci siamo giocati solo un coltellino, ma non ho mai visto il Don così arrabbiato. È diventata vecchia? No. Gravida. È andata in calore, poi è uscita in cortile. E tutti i cani se la sono spassata ad uno. Tu sei proprio come lei, Tom. Ogni volta che sventoli in giro i tuoi soldi, sei quella cagna in calore e tutti quelli del locale sono lì per fotterti. E quando ti avranno fottuto, non avremo più bisogno di te. Insomma, raga, sta dicendo che fino a quando abbiamo i soldi siamo comodi. Quando la tavola è apparecchiata, tutti vengono. Bene. Devi iniziare a pensare alla carriera. Poli non può salire più di così. È perfetto per le risse, ma non potrebbe mai gestire qualcosa. Sam è leale, però è limitato. Ma tu, Tommy, potresti gestire la città un giorno. Beh, lo apprezzo molto, Frank. Quindi, com'è finita col cane? L'abbiamo abbattuto. Il Don ha cercato di annegarla. Così gli ho rotto il naso. Puoi farmi scendere qui? Porta i miei saluti a Sara, Tommy. Ok, ragazzi, abbiamo appena iniziato.
A quei tempi, tutte le cose passavano da Frank. I piani, gli ordini, i soldi. Dovevamo lavorare il giorno e la notte. Tommy, Frank ha detto di aspettarlo nel garage sul retro. Credo si tratti di un lavoro. Grazie, Luigi. Sara sta cucinando, poi ti porta qualcosa. Con questa pioggia? È una brava figliola. Ci vediamo domani, Luigi. E va bene ragazzi, nuovo video, nuova missione. Bentornati in questa mia serie Mafia Trilogy. Bentornati in Mafia Definite Edition. Sei... è bello vedere di nuovo Sara sorridere. Allora ragazzi, diciamo che nell'ultimo video, nell'ultimo episodio abbiamo fatto un pochino di casino. Beh, abbiamo fatto le solite cose, abbiamo distrutto un hotel, abbiamo... beh, portato un pochettino di casino dentro la casa di Dio, con un pochettino di armi, un pochettino di... politico sul libro di munizioni, qualche colpetto di pistola quella. Dio la mandava, e dovevamo andare in periferia a far fuori questo tizio. Le strade erano male illuminate, e avevamo fatto tutta la strada al buio. Una volta sul posto, stavamo per agire, quando cadde un fulmine. Per un attimo, nel cortile, vidi una testa. Abbandonata lì, che mi guardava, mozzata dal collo. Ma che cazzo dici? Quella sera qualcun altro era arrivato prima di noi. Immagino che avesse molti nemici. Non hanno mai trovato il corpo. Interessante questa storia. È la sacrosanta verità. Ehi, Tommy, stai bene? Sì, stavamo sentendo... Ah, diciamo, sto bene. Ci stavamo sentendo la storiella. Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente. Devo fare qualcosa? Vorrei che tu aiutassi Sam e Poli con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità? Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Poli terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico, ma vorrei che tu andassi con lui. Ci serve un altro uomo fidato. Voglio che tutto fili liscio. Va bene. Recupera un'auto da Raffi e raggiungi Poli al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank. Tranquillo. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don. E noi questo carico lo porteremo al sicuro. Questa auto è tua, se vuoi, Tommy. Grazie, sì, l'ho capito. Lavori fino a tardi, Ralphie? Io dormo quando Frank dorme. Diamine, ci sta spremendo bene. Morello ci sta schiacciando su ogni fronte ormai, Ralph. Ma non sul traffico di alcolici. In qualcosa dobbiamo eccellere. Beh, io sistemo solo le auto, Tom. Ho cambiato di nuovo le targhe. Non si può mai sapere, no? Ci vediamo domani. Va bene. Caro poveraccio, raga. Lui è quello bravo con le macchine, però è trattato veramente da schifo. Spiegati, Tom! Ehi, ehi! Stai più attento! Ma sono appena asciugato! Scusa. Ci sei mai stato? Oh, certo! Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo. Non c'è nient'altro che metà di vacca e cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i camion e noi ce ne torniamo a casa. Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara tu.
Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua piacerità per poi pigliartela tu. Smettila, Poli. Avanti. Sto scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistemi da te. E ho il divano che mi aspetta. Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spiedato ai suoi tempi. Ah, davvero? Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina? Avrà visto e sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Ora diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovresti sposarla solo per questo. E qui abbiamo capito la storia del cane, raga. Mi sa che Sara... Non aspettarci qui, ma non si vede. Sara dovrebbe fare una brutta fine. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Così si sveglia. Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Tieni. Nel caso French avesse visto giusto. Io vado ad avvisare i ragazzi. Ci impiego un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Raga, è sicuro che è successo qualcosa. Sicuro, sicurissimo. Qualcuno stava aspettando qui stanotte. Quotidiano, 2 febbraio 1933, 3 mesi senza lavoro. Secondo la relazione del governo, la frenata continua. Le misure finora adottate non hanno arginato la caduta dell'economia. La disoccupazione è al 25% e i pignoramenti dei terreni sono ai massimi da 2 anni. Ora che i piccoli agricoltori devono vedersela sia con le difficoltà economiche che con la tempesta di sabbia che affliggono le pianure, in tutta risposta il presidente propone nuove leggi per stabilizzare il sistema bancario. Il tizio che paghiamo per tenerlo a posto non si sforza nemmeno di far finta. Proprio fatiscente. Ecco un collezionabile. Evitiamo di farci ripigliare dai fari, raga. Dove diavolo si è infilato? È lì e sembra pure morto. Ehi, sveglia! Io dico che è morto, Getta quell'arma! Fatelo prima voi! Non c'è tempo per queste cose. Scusa, bello! Dovremmo usare le cattive. E va bene. Presto, corri! C'è l'osso sotto tiro!
Va bene, vuoi giocare con i fucili? Giochiamo con i fucili. Telegram dal Canada, ricevuto presso il 99 di Cox Boulevard, Ottawa, 1 febbraio alle ore 16. Cugini canadesi, ci vediamo al solito posto, stop. Lo zio è contento che il dono sia in viaggio. Era una trappola. Non mi dire, touché. Tom! Polly? Perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam. L'hai trovato? No, non ancora. C'è solo lui. C'era uno dei canadesi. Anche gli altri saranno tutti morti stecchete. Mi ci gioco le palle. Oh, Cristo. Mizzica. Abbiamo fatto fuori dai federali, ora sì che siamo nei guai. Sono spede, Tommy. Ma io come potevo... Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. Ahia, ragazzi, siamo nei guai. Siamo veramente nei guai. Bastardo. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. Ce li porteremo. Spariranno nel nulla. Dobbiamo trovare Sam e andare via. Invece li lasciamo là. Io, raga, li avrei fatti sparire corpi. Non si sa mai. Tanto, questi amici qui miei... sul serio. Devono essere sbirri della polizia di frontiera. Cazzo. Se sono bottate l'artiglieria pesante. A confronto quelli di Lost Heaven sono delle fighette fradici. Allora, raga, noi cerchiamo qualcuno. Sam! Sam! Dove minchia sei? Puoi stare zitto, Poli. Non c'è nessuno e c'è un bel camion. Mammi! Questa la devi vedere! Cristo! Ma quando mai abbiamo trovato i canadesi? Vedi anche Sam? No. Guarda che roba! Poveracci. Raga, io penso che l'affare sia saltato. Che abbiamo qua? Passaporto canadese. Descrizione personale. Nome Joseph Trembay, scusate io l'inglese proprio zero. Professione imbottigliatore, luogo di nascita Canada, data di nascita 6 ottobre 1899. Colore degli occhi grigi, capelli rossi, riposa in pace. Che cazzo ci stiamo facendo qui? Ci stavano aspettando. Siamo spacciati, dobbiamo andarcene subito! Ho solo ogni difesa! Non c'è fretta, dai! Ehi! Ehi! Da questa parte! Usiamolo un pochettino.
Dio! Cioè, però mi ha preso sto stronzo. Che abbono mi piglio. Ah, c'è la rivista da collezione. È una nota che sembra della polizia. Dai ragazzi, andiamo a leggerla. George, ho saputo da fonte certa che Salieri farà la consegna del whisky stanotte. Il nostro amico comune vuole fermare questo fiume di alcol canadese che arriva in città. Tu e i tuoi uomini dovrete essere alla fattoria di cui abbiamo parlato per le 21. Aspetta che si faccia notte e di ai tuoi che possono andarci pesante. Possono anche portare a casa qualche bottiglia per il disturbo. Buona caccia. I doganieri fanno il lavoro sporco per Morello. Tanto raga, rattoppiamoci. Finalmente abbiamo trovato un pochettino di farmaci, almeno in questa missione. Andiamo al terzo casolare. Dobbiamo trovare Sam, sperando di trovarlo sempre vivo. Vedi la luce. Non voglio. Ti prego. No, no. Mamma. Buonanotte, buon riposo. Ragazzi, concentrazione. Accendi un bel fuoco. Buonanotte e dormi bene. Grazie al cielo, dobbiamo raggiungerlo. Voi state qui e guardateci le spalle. E piantate un buco in testa a chiunque si avvicini. E parte noi. Vediamo raga, dovremmo trovare Sam. Ehi,
Io penso che Sam non sia messo molto bene. Oh, Jason, ma che ti hanno fatto? Qualche bucherello. Mi hanno beccato. Cristo, c'è un sacco di sangue. Puoi camminare? No. No, non credo proprio. Ok, 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 non mollare. Provo a prendere il furgone e ti portiamo dal dottore. Ehi, ehi, ce la farai, Sam. Tammy, non resta qui con lui. Ci vorrà poco, torno tra un attimo. Io penso che avremo compagnia. Okay. Ehi, andrà tutto bene, Sam. Abbiamo visto di peggio. Sì, hai ragione, Tom. Merda. Pure io sono ferito, dammi un minuto. Cristo, che male! Cristo santo! Dove cazzo è il furgone? Merda, ci sono gli sbirri! E solo la polizia ci mancava. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Oh, abbiamo ucciso poliziotti e rivali. Un cazzo di massacro. È una carneficina. Come stasi? Beh, stabile al momento. Vado a prenderlo. Tu resta di guardia. E mi sa che non abbiamo ancora finito. Mi sa che, ragazzi, il camion non ce lo faranno portare a noi. Forza, bello. Ora se torno a casa. Mi serve un dottore, Poli. Non mollare. Ok. Te li metteranno in piedi. Ok. Qualcosa non convince il nostro protagonista. Ed ecco perché. Abbiamo altra compagnia. Salta su. Un mezzo antisommossa. Io sono qui con te, Sam. Se sono munizioni. È un Thompson da qualche parte. Sam,
Lei appena si avvicina! Svuota il caricatore! Non devono assolutamente superarci! Aia, arriva la cavalleria! Quell'affare è enorme! Dove cazzo l'hanno trovato quel camion? Dite che siamo al sicuro! No! Assolutamente no! Gesù, da dove saltano fuori? Miei peccati! Continua con i sapi! Mi piace, brutti bastardi! Raga, sparate al conducente, ricordate. Chi guida? Mi raccomando, raga, crivellate l'autista e avete eliminato l'auto. Quel mezzo ci ha dato una spintarella. Ancora! Lanciare un'altra! E ce ne sono altre! Voli, dobbiamo seminarli! È fatto!
fatta, è fatta. Ok, già siamo, Tom. Occupate di Sam, vado a svegliare il dottore. Sam, Sam. È fatta. Siamo arrivati dal dottore. Mi hai salvato 3 volte. Direi in piena notte. Oh, cosa ci fai qui a quest'ora? Hey, salve, dottore. Mi scusi per l'ora, ma c'è stato un incidente. Uno dei nostri è ferito. Ok, portalo dentro. Va bene, grazie. Bene, raga, abbiamo trovato il dottore. Adesso gli darò una bella riparatina. Una bella... Tu ne porta indietro il fulgore. Beh. Chiudiamolo qui. No, ti aspetto. Una ritapezzatina. Il dottore si era bella impegnato. Vediamo di non stargli gonfiato sul capo. Vai, Tom. Andrà tutto bene. Ehi, sei stato in gamba. Però non vedo le casse, non vedo il liquore. Questo mi sa non farà piacere al Don. Guida fino all'appartamento di Sara. Tanto, raga, vediamo se troviamo un piccolo collezionabile prima di andarcene. Anche perché qualcosina qua la vedo. Eccolo qua, 6 su 22. Figurine raccolte 6 su 22. Va bene, ragazzi, andiamo all'appartamento di Sara. Finiamo quest'ultimo video. L'ultimo video di questa serata, raga, perché ne avrei registrati qualcosuccia come... ma... 3. Entriamo con tutta... Siamo unito. Si voleva fare mettere sotto. Dicevo, raga, andiamoci con la macchina. Posteggiamola qua. E apprestiamoci a finire anche questo video, raga. Se non erro, questo è l'ottavo video. Sei in ritardo. La cena è fredda. Scusassi. Mamma mia, chi ha visto? Un fantasma. Lavoro. Un po' sporco. Molto sporco. Sposiamoci. Ella. Proprio gliel'è okay. Impiattata proprio così a freddo. Sposiamoci. Allora, trofeo guadagnato.
Cugini canadesi. Beh, io direi cugini ispirati canadesi. Comunque ragazzi, direi che il nostro ottavo video è andato per come doveva andare. Siamo arrivati all'ottavo video. Siamo arrivati all'ottavo episodio di questa nostra serie. Vi ricordo ragazzi che se questo video vi è piaciuto di mettere un bellissimo like. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per non perdervi i miei futuri video. Ragazzi, devo dire che due missioni di questa serie mi hanno fatto veramente sudare, esattamente questa delle casse di alcolici che ahimè abbiamo perso e la missione dell'hotel. Quindi devo dire che almeno due missioni mi hanno fatto veramente sudare. Detto questo ragazzi, cosa dire di più se non da Wolf è tutto. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao!